una breve introduzione di Valentino Gritta, che è vicepresidente dell'AIEA ed è stato un attore diretto nel processo della sua fabbrica, che sarebbe la centrale termica di Turbigo. Dopodiché diamo la parola a Edoardo e a Laura Mara quando sperando che si colleghi. Cominciamo quindi da Turbigo. Vabbè, allora il processo, per parlare del processo, ci siamo arrivati o ci sono arrivati tanti, con tanti anni di anticipo, di preparazione, perché io sono arrivato in centrale a fine dell'89 ed era già forte un gruppo che era contrario all'amianto. Poi ho letto i documenti dopo, già nell'84 era riuscito a far fare un'indagine epidemiologica alla ASL, USL, che c'era allora con i medici della USL e il medico aziendale, che adesso è il medico competente, hanno fatto un'indagine e i medici hanno ritenuto, hanno proprio scritto nero su bianco che l'amianto causava molte patologie e avrebbe potuto avere anche degli effetti molto peggiori di quelli che si manifestavano fino allora con delle semplici placche pleuriche. 2 anni dopo l'ENEL ha voluto rifare lei l'indagine e ha peggiorato i dati che avevano rilevato 2 anni prima. E da lì è partita forte la lotta prima tra i lavoratori, tra chi sosteneva che l'amianto faceva male e gli altri che dicevano, visto che il padrone la usava, era impossibile che il padrone desse qualcosa che facesse male a loro. E poi hanno cominciato a vedersi gli ammalati gravi. Sono partiti dopo come dire, i primi mesoteliomi, però c'era già un forte movimento diciamo anche di lotta. Facevamo riunioni in paese per spiegare alla gente cosa succedeva. Venivano medici anche che conosciamo tuttora a presentare qual era il pericolo amianto. Abbiamo fatto fare l'indagine, come dire, il controllo alla Regione Lombardia, ha istituito il registro degli esposti amianto, è stato fatto proprio, si legge dalle delibere regionali, con la partecipazione dell'AIEA di Turbigo, che allora chiamavano Centrale Ex Enel, perché poi abbiamo cambiato proprietà. Però, man mano che trascorreva il tempo, continuavano ad aumentare gli ammalati ed anche i deceduti, purtroppo. Finché un avvocato della Prefettura di Milano ci ha contattati perché ha ricevuto le segnalazioni dall'ASL dei decessi e da lì è partito tutto l'iter per fare, che poi è arrivato il processo. Siamo partiti prima dalle udienze preliminari. Poi è passato all'indagine, il processo in primo grado, il secondo, poi finito in Cassazione per arrivare fino in Cassazione. Noi lo facevamo perché fossero riconosciuti colpevoli i dirigenti che non hanno adottato tutte le misure di sicurezza e per molti anni dicevano che l'amianto non faceva male. Io ricordo i primi anni 90 quando ho cominciato a girare le mascherine FFP2 e qua venivano tacciati proprio di lavativi quelli che usavano le mascherine. Poi abbiamo richiesto le FFP3 e il caporeparto, il mio caporeparto che le distribuiva, diceva che chi chiedeva le FFP3 esagerava, non c'era bisogno, che non faceva male. Il capo centrale mi ha detto più volte: ah, l'amianto non fa niente, è sanissimo, è come il gesso che usa, si ammalano di più gli insegnanti a usare il gesso sulle lavagne che non noi con l'amianto. È andato avanti parecchi anni con questa convinzione e quando io,
e quando si lavorava dove c'era l'amianto usavo la parola amianto. Sono stato aggredito più volte perché non doveva comparire la parola amianto. Meno male che non faceva male, se no chissà cosa avrebbero fatto. E vabbè, poi sono partiti i processi e diciamo il datore di lavoro ha ammesso la sua colpa perché ha liquidato le vittime o gli eredi delle vittime. Li ha liquidati con accordi extragiudiziali per non fare più il processo. E difatti quando firmano una liquidazione fa firmare anche un accordo tombale per cui i ricorrenti non possono poi ricorrere penalmente. E penalmente l'abbiamo fatto come associazione AIEA sostenuti da Medicina Democratica. Finché dopo tanti anni di procedure la Cassazione ha deciso di rimandare ancora all'appello di Milano. Insomma, nessun colpevole, ma i morti ci sono, e non solo dipendenti della centrale, ma anche i loro familiari purtroppo stanno ammalandosi di mesotelioma. E questo non deve più succedere. Quello che facciamo adesso non fa guarire gli ammalati, però evitiamo che possa questo modo di fare dei datori di lavoro continuare e se ne freghino, perché poi coi soldi liquidano tutto. I soldi in parte bisogna farli ripagare, ma non sono quelli la salvezza, è la nostra salute che viene prima. L'ho fatta troppo breve, non ero preparato a fare una relazione. No, va bene così, perché la tua doveva essere solo un'introduzione di chi ha fatto un'esperienza sul campo come lavoratore, ma allo stesso tempo anche come dirigente dell'associazione che si è preoccupato di mettere in piedi con i dovuti avvocati un processo e quindi andando in tribunale e seguendo tutta la vicenda dalla A, cioè dalla indagine iniziale fino alla Corte di Cassazione. Ecco, allora adesso mi sembra che Laura Mara non sia ancora arrivata. Allora io darei piuttosto la parola, siccome noi abbiamo invitato due avvocati, che sono due avvocati che fanno gli avvocati per l'associazione e che quindi hanno una esperienza diretta, professionale, essendo avvocati. E siccome ci sono anche molti problemi, alcuni dei quali magari poi li tiro fuori io, cerchiamo di capire come avviene, come sono avvenuti, partendo da esperienze particolari, come sono avvenuti i processi recentemente e quali sono i problemi che sono venuti alla luce. E quindi io direi a Edoardo Bortolotto, che è un avvocato del Foro di Vicenza e che quindi ha seguito un po' di processi nel nord-est, di dire un po' qual è la sua esperienza e quali sono i problemi dal suo punto di vista. Sì, buonasera a tutti. Beh, molti vi conosco, quelli che non conosco, è un piacere fare conoscenza questa sera. Sì, ringrazio Fulvio per la presentazione. Ma ho poco da aggiungere, nel senso sì, ormai sono avvocato di Medicina Democratica da penso più di una decina di anni. Ho partecipato a numerosi processi sotto vari aspetti, non tutti per malattie professionali o infortuni sul lavoro, ma anche cose un po' particolari, come per esempio qualche anno fa il tentativo di costituirci parte civile in un processo per bancarotta fraudolenta del San Raffaele,
nei confronti di Daccò e Formigoni al tempo. Processo dove la Procura di Milano ha fatto di tutto per non farci entrare, riuscendoci ovviamente come parti civili. Noi, intendo noi come Medicina Democratica e anche i lavoratori, che però alla fine, vorrei ricordare, processo che si è concluso positivamente perché sia Daccò che Formigoni sono stati condannati a pene anche pesanti per corruzione e bancarotta fraudolenta. Comunque, per tornare alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro, la mia esperienza è rispetto a quella della collega Laura Mara, che spero che si connetterà per parlare soprattutto dei grandi processi come quello di Viareggio, per i morti di Viareggio o per Fincantieri, quindi grandi processi di amianto di cui lei si è occupata direttamente, la rete di Casale Monferrato, dicendo che quindi conosce sicuramente meglio di me. La mia esperienza è diversa, sebbene sulla stessa materia, e ultimamente si sta concentrando sul cosiddetto processo Miteni. È un processo, non so se qualcuno di voi la conosce, è una fabbrica che aveva sede, dico aveva perché l'azienda ha chiuso nel 2018, fine 2018, è fallita, aveva sede a Trissino, che è una città non molto distante da Vicenza, a nord-ovest di Vicenza, vicino alla Valdagno, dove si trova il grande stabilimento della Marzotto, della manifattura Marzotto. Marzotto è un nome conosciuto, comunque sia, non è solo una vicinanza casuale, nel senso, questa è un'azienda che per 30 anni è stata uno spin-off, è nata come azienda di studio dei nuovi materiali, delle nuove sostanze della Marzotto manifattura nell'ambito appunto dei tessuti. Ebbene, questa è un'azienda che dal giorno della sua nascita, quindi stiamo parlando della fine degli anni 60, metà degli anni 60, fino al giorno del suo fallimento, a dicembre 2018, quindi insomma una storia lunga quasi 50 anni, più di 50 anni, ha causato uno dei più grandi inquinamenti, non solo italiani, ma come è emerso dalle indagini, ma anche poi come sta emergendo dal numero, anche dalla natura di connessioni internazionali. È probabilmente uno dei più grandi inquinamenti d'Europa. Cosa produceva questa azienda? In particolare era concentrata su una tipologia di sostanze che sono le cosiddette sostanze perfluoroalchiliche. Queste sostanze perfluoroalchiliche che sono note sotto due acronimi di solito, FOS o FOA, anche se poi la famiglia è numerosissima, insomma, questa tipologia di sostanze è costituita da centinaia, se non da migliaia di molecole. Più famose appunto sono questo perfluoro ottanato e perfluoro solfonato, che sono appunto FOA, FOS. Nonostante i nomi strani, sono materie che noi utilizziamo, che conosciamo quotidianamente, perché sono quelle sostanze costituenti molti oggetti quotidiani che hanno delle proprietà di norma idrorepellenti oppure antifuoco, quindi oppure antiaderente, e quindi faccio per esempio riferimento al Teflon. Il Teflon non è altro che il nome commerciale di una di queste sostanze, appunto costruite o comunque sia derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche. Oppure il Gore-Tex, ecco, questa sostanza che viene utilizzata ubiquamente in tutti i tessuti e in tutte le manifatture, appunto per le sue proprietà termiche e idrorepellenti. Ecco, queste sono tutte sostanze a base di fluoro. E che vengono appunto prodotte dall'azienda Miteni di Vicenza. Cosa ha fatto questa azienda? Per 50 anni ovviamente ha prodotto con la totale noncuranza di quella che era la sicurezza della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. Una situazione che noi conosciamo bene, può essere paragonata come danno ai lavoratori all'Eternit di Casale Monferrato. Ma per rimanere qua in Veneto, mi viene da pensare al petrolchimico di Marghera, insomma, ecco. Cioè, sostanzialmente un'azienda la cui proprietà ha avuto varie vicissitudini, perché come dicevo, l'azienda era nata come costola della Marzotto SpA. Successivamente, con la crisi della chimica degli anni 70, era stata acquisita dallo Stato tramite
alcune sue conglomerate per dopo essere assorbita definitivamente nell'ENI. E infine l'ENI, a fine anni 80, inizio anni 90, costituisce una joint venture con la Mitsubishi, una grande azienda giapponese, un grande conglomerato giapponese che da noi lo conosciamo più l'automobile, ma a dire il vero il grande business della Mitsubishi è la chimica e l'industria nucleare, perché la Mitsubishi è una grande azienda costruttrice di centrali nucleari. Ecco, la Mitsubishi appunto fonda questa joint venture con l'ENI, quindi l'azienda cambia il nome dal vecchio nome di Rimar, che stava appunto per Ricerche Marzotto, diventa Miteni, che sta per Mitsubishi ENI, molto semplicemente. E così, insomma, fino al 2013, quando casualmente, perché ovviamente nonostante ci fossero stati segnali, come è emerso anche dalle carte processuali, questa è anche una storia, come molte storie italiane purtroppo, è una storia ovviamente di insabbiature, di silenzi, di omertà anche. E nel 2013 cosa succede? Che l'Unione Europea avvisa il Ministero dell'Ambiente italiano che da alcuni studi effettuati anche dall'ISPRA, vi sono zone del bacino del Po, in particolare del Veneto, che risultano appunto essere estremamente contaminate da queste sostanze perfluorochimiche di cui fino ad allora nessuno se n'era mai occupato. E questo è doppiamente colpevole perché qualche anno prima, anzi più di qualche anno prima, fine anni 90, primi anni 2000 negli Stati Uniti, per un'azienda che era la DuPont, nome che poi tornerà spesso in questa vicenda perché i Miteni e DuPont, come dicevo, hanno più di un semplice accomunamento, diciamo, dovuto alla produzione della medesima sostanza. Ecco, dicevo, la DuPont, che è un'altra grandissima azienda chimica, che è appunto quella che detiene il brevetto del Teflon, e la DuPont era stata oggetto di numerosissime azioni, anche in una class action in West Virginia, hanno diciamo svolti da un avvocato locale che si chiamava Billot, che difendeva numerosi abitanti appunto nelle vicinanze dello stabilimento o che avevano sede nel fiume e che prendevano le acque, usavano le acque del fiume dove l'azienda scaricava, fiume L'Ohio, un grandissimo fiume che immaginate due volte il Po. E da cui appunto a seguito delle indagini, ma lì fu una causa civile, comunque fu istituito un panel di esperti, uno nominato dal giudice, uno nominato dai querelanti e un terzo nominato dalla DuPont, da cui era emerso tutta una serie di patologie che potevano ricollegarsi proprio all'assunzione o all'esposizione a questa tipologia di sostanze. Insomma, non stiamo parlando di malattie da poco, perché parliamo di tumore ai reni, tumore alla tiroide, clampsia, comunque sia tutta una serie di patologie, in particolare ne furono individuate 5, che erano molto probabilmente riconducibili all'esposizione a sostanze. Tra l'altro erano emerse altre gravi circostanze che l'azienda effettuava studi sui suoi lavoratori da più di 30 anni, che da questi studi era già emersa un collegamento causale fra queste malattie e l'esposizione a queste sostanze, però l'azienda ovviamente aveva nascosto l'esito di questi esami, di queste trail. E un processo che si concluse con un patteggiamento da parte dell'azienda che riconobbe una cifra vicina ai 600 milioni di dollari solo per effettuare un screening di massa sulla popolazione esposta e il pagamento dei danni per la contaminazione delle acque. E ovviamente questo non fermò l'avvocato, perché vi erano tutti i danni subiti dalle persone che erano morte o comunque sia si erano ammalate, quindi iniziarono tutta una serie di cause singole da parte appunto delle famiglie che avevano subito questa tipologia di danno, che visto gli esiti che erano quasi sempre a danno, comunque a condanna dell'azienda stessa, costrinse l'azienda a venire anche a patti nei confronti di chi aveva
subito danni, quindi sostanzialmente riconoscendo a tutte quelle persone che avevano riconosciuto esposizione a queste sostanze e che avevano contratto una delle malattie che il panel precedentemente aveva riconosciuto come ricollegabili all'esposizione alla sostanza, una delle famose cinque malattie, un riconoscimento automatico di danno per appunto essersi ammalati a seguito dell'esposizione a queste sostanze. In America parliamo di processi civili, perché non so come, non so se voi lo sapete, comunque in America è molto difficile far partire processi penali in ambito ambientale e per malattie professionali o infortuni sul lavoro, in quanto è molto severa la norma del per raggiungere appunto una condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, del responsabile. Quindi, visto che, come sappiamo, nell'ambito penalistico sostanzialmente le condanne derivano dalle perizie medico-legali che vengono svolte e quindi sostanzialmente da un calcolo probabilistico di quello che potrebbe essere la possibilità di aver contratto o meno la malattia del nesso causale, in America bisogna avere una probabilità vicino quasi al 100%, insomma, per avere una condanna penale. Tanto più che anche i processi per amianto in America in ambito penale non vengono svolti, per capirci. Insomma. Al contrario, invece, sono molto severe le condanne in ambito civilistico, perché loro hanno, oltre al risarcimento del danno to cure subito dalla persona, hanno anche i cosiddetti punitive damage, ovvero i danni punitivi, che sono una sorta di pena civile, ovviamente in denaro, che viene lasciata alla libera determinazione delle giurie, perché lì anche i processi civili sono svolti con la giuria popolare. E succede spesso che appunto le giurie, oltre al risarcimento del danno, riconoscono anche questi danni punitivi, che possono essere al contrario centinaia di volte il risarcimento del danno stesso. Quindi ci troviamo che magari uno ha un risarcimento di 200.000 euro per il danno subito e dopo ci sono i danni punitivi che possono raggiungere 50 e 100 milioni di dollari. Ecco. Quindi è chiaro che la pesantezza e la gravità di queste condanne impongono ovviamente alle aziende che, oltre al ritorno d'immagine che è estremamente negativo, impongono alle aziende che vengono condannate o comunque temono di essere condannate di trovare un accordo prima di giungere alla condanna, insomma, potrebbe essere molto più severa di quella di un eventuale accordo. Ma per tornare all'Italia, tutto questo, come dicevo, accadeva a fine anni 90-2000 negli Stati Uniti. Da noi vi era appunto questa società Miteni, che sostanzialmente conduceva un'attività del tutto paragonabile a quella degli stabilimenti DuPont in America, aveva collegamenti organici con la DuPont, tanto per dire, era la prima azienda da una parte fornitrice della DuPont in Europa, dall'altra era l'azienda che effettuava il recupero dei fanghi provenienti dagli stabilimenti della DuPont in Olanda, dei fanghi ovviamente contenenti sostanze perfluoroalchiliche, avendo brevettato un metodo per ricavarne la parte ancora utilizzabile, insomma riciclabile, diciamo. Quindi la Miteni era un'azienda un po' particolare, da una parte produttrice, dall'altra invece un'azienda di recupero rifiuti, insomma, diciamo. Ecco, di tutto questo ovviamente in Italia non era mai giunta voce, era sempre stato taciuto, era sempre stato misconosciuto e si era ben guardati dal parlare. Ma poi vi era anche un elemento concreto di collegamento tra l'azienda, perché il medico competente dell'azienda, dottor Costa, era uno dei medici che era in stretto collegamento con i medici competenti della DuPont. Quindi sostanzialmente l'esperienza della Miteni e della DuPont a livello medico per quanto riguarda i lavoratori era in comune, quindi la Miteni sapeva quello che succedeva in America e la DuPont sapeva benissimo cosa succedeva in Italia. Tanto che, questo l'abbiamo scoperto successivamente, il dottor Costa a metà degli anni 2000 effettuò uno studio sui lavoratori della Miteni, da cui era emersa che nel loro sangue vi era una contaminazione elevatissima da sostanze perfluoroalchiliche, per dirci, stiamo parlando, queste sono sostanze che si valutano in nanogrammi. Mediamente una persona che non lavora e non ha motivo di essere esposta a queste sostanze, visto che ormai comunque sono proprietarie,
un tasso di 1, 2, 3, 4 nanogrammi litro di queste sostanze nel sangue. E qua nel Veneto, dove c'è la contaminazione, abbiamo nella popolazione contaminata dei livelli medi che sono sulle centinaia di nanogrammi litro. I lavoratori della Miteni avevano, nel momento di maggior picco, avevano 70-80 mila nanogrammi litro. Quindi era evidente, insomma, come l'azienda non abbia mai messo in essere alcuna misura protettiva per evitare che i lavoratori si contaminassero. Tra l'altro, quando la DuPont vide questi numeri, perché appunto il dottor Costa portò la sua esperienza in America e la DuPont sfruttò gli studi del dottor Costa proprio durante i processi americani per dire: non vedete, ma guardate che in Italia c'è un'azienda dove i lavoratori hanno contaminazioni stratosferiche e stanno tutti bene. E così dice il loro medico competente, il dottor Costa. Hanno soltanto un leggero aumento dei trigliceridi del sangue e del colesterolo. Queste erano le uniche cose che dallo studio del dottor Costa emergevano con una certa chiarezza. Per tutto il resto erano sani come dei pesci. Quindi diciamo che l'esperienza, la mistificazione che è stata svolta per 40 anni in Italia, veniva sfruttata anche in America per cercare appunto di trarne vantaggio nel processo che era in corso. Tanto che il dottor Costa andò pure a testimoniare con la sua faccia tosta in America. Quindi nel 2013, per tornare ai fatti nostri, scusate se mi dilungo, ma se sono troppo lungo ditemelo, no? Noi sapete che gli avvocati quando iniziano a parlare. Ma nel 2013, dicevo appunto, l'ISPRA su questo studio pagato dall'Unione Europea, perché ovviamente dall'Italia non era partito nulla, avvisa che vi è questa contaminazione nel Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente a sua volta avvisa la Regione Veneto. Allora la Regione Veneto ovviamente cerca di identificare la fonte dell'inquinamento e cosa succede? Che casualmente, e questo è uno dei tanti casualmente di questa vicenda, qualche giorno prima che sostanzialmente venga reso noto chi è il colpevole, l'azienda Miteni si autodenuncia e dice: sì, abbiamo purtroppo una problematica di inquinamento storico sotto il nostro stabilimento, una cosa che si sapeva, che non abbiamo mai nascosto. Comunque, per non saper leggere e scrivere, noi, ai sensi sia della vecchia legge del 93 che del decreto legislativo 152-2006, facciamo la nostra bella autodenuncia, elencano tutte le sostanze che risultano dai loro studi essere presenti nel pastiglione, perché poi scopriamo che l'azienda c'è un pastiglione, e risultano appunto essere in questo pastiglione. Ma cos'è la cosa grave? Ed è anche la cosa che differenzia questo processo, ne fa una sorta di ibrido tra un processo d'amianto, e quindi per malattie professionali, diciamo, o quello di Marghera, per i morti ed esposizioni al CVM, e un grande processo ambientale, come poteva essere stato Seveso, anche se è ormai un'esperienza abbastanza risalente nel tempo, quindi non possiamo fare riferimento più di tanto a quell'esperienza. Insomma. L'ho comune cosa. Da una parte appunto abbiamo l'inquinamento e le malattie professionali sui lavoratori, che hanno svolto sostanzialmente la funzione del canarino della gabbietta, insomma, sono stati i primi a segnalare sulla loro pelle la contaminazione. Però dall'altra, visto che queste sostanze hanno una particolarità, che sono estremamente resistenti e hanno un tempo di dimezzamento di 5 anni, cioè vuol dire che se io ho 100 nanogrammi litro, prima di arrivare a 50 devo passare 5 anni. E questo vale sia più o meno nel corpo umano, come nell'ambiente, forse nell'ambiente è anche qualcosa di più. Queste sostanze, quindi, in virtù della loro sostanziale forza, dal pastiglione sotto l'azienda hanno cominciato a percolare, anche perché l'azienda scaricava in un torrentello di fianco, scaricava le sue acque di raffreddamento. E beh, da una parte scaricava nel depuratore consortile. Però il depuratore consortile ovviamente non era predisposto per il trattamento di queste sostanze, perché nessuno le aveva mai denunciate e nessuno aveva mai detto nulla. Quindi queste sostanze, come entravano dal depuratore consortile, dal depuratore consortile uscivano, perché quello ovviamente non poteva fare nulla per trattenerle o filtrarle.
Dall'altra c'erano gli scarichi delle acque di raffreddamento direttamente nel fiumiciattolo di fianco all'azienda, che si chiama Poscola. Questo è un fiumiciattolo un po' particolare, perché, e questo differenzia anche il caso della DuPont, perché la DuPont era un grande stabilimento, ma che scaricava nell'Ohio, che è un fiume, ho detto, che è due volte il Po. Capite anche voi, insomma, quel fiume lì, le capacità anche di rigenerazione che aveva, insomma, rispetto a un Poscola che è grande come un terzo del Seveso. Ecco, visto che voi siete milanesi, quindi vediamo un po' di trovare fiumi che possono essere paragonabili, insomma. E fiume poi particolare, fiume, perché molti mesi all'anno è secco, perché è un fiume carsico, quindi molte delle sue acque non fanno altro che finire direttamente nelle falde. Purtroppo, finendo direttamente nelle falde, attraverso appunto il fondo sabbioso e sassoso, porta con sé le sostanze che sono degli scarichi, di sciolte delle acque a seguito degli scarichi. Quindi queste sostanze hanno raggiunto la falda. E in 20 anni, lentamente, neanche tanto lentamente, hanno raggiunto la falda da cui pescavano gli acquedotti di tre province venete: Verona, Vicenza, Padova. E, ma non solo, attraverso, come dicevo appunto, lo scarico consortile, a sua volta, tramite una lunga condotta, finiva in un altro fiumiciattolo, 50 km a sud dell'azienda. Una zona, tra l'altro, prettamente agricola, l'ultimo osservatorio agricolo della regione Veneto, e concentrando tutta la portata contaminante in un unico punto, un altro fiume che si chiama Gua Gorzo, Fratta Gorzone, che è un altro fiumiciattolo poco più grande del Poscola, che alla fine è diventata una fogna a cielo aperto per quanto riguarda queste sostanze. Il problema è che poi quest'acqua del Fratta Gorzone viene utilizzata dall'agricoltura per l'irrigazione. Quindi abbiamo una doppia fonte di inquinamento. Queste sostanze sono finite, anzi sarebbero tre le fonti, perché queste sono anche sostanze che si dispergono facilmente nell'aria. Quindi vi era anche tutto l'inquinamento aereiforme proveniente dall'azienda, che ha colpito in primis i lavoratori, ma poi anche tutta la zona circostante all'azienda. Quindi abbiamo questi tre tipi di inquinamento: quello aereiforme, quello diretto nella falda attraverso gli scarichi del fiumiciattolo Poscola, e quello attraverso il motore consortile che è finito nel. Quindi tre tipi di inquinamento: aria, falda e irrigazione dei campi. Da questo ovviamente una contaminazione di centinaia di migliaia di persone attraverso sia l'acqua che bevevano, che veniva dall'acquedotto, perché chiaramente i controllori consortili non hanno mai effettuato i controlli sulla presenza di queste sostanze, perché non fanno parte delle tabelle delle sostanze da controllare, e dall'altra attraverso quello che si mangia. Perché ovviamente i prodotti della terra, ma anche i pesci, anche le uova, insomma tutto quello che fa parte della catena alimentare è irrimediabilmente contaminato. Quindi sostanzialmente abbiamo un terzo della regione, quasi metà, che è contaminato da queste sostanze e con una popolazione che è fortemente esposta. In particolare i soggetti più deboli, quindi i bambini, i ragazzi, i bambini neonati, i bambini, i ragazzi e le donne. Anche perché vi è una differenza di assimilazione nel contatto tra uomini e donne. Insomma, le donne tendono ad avere, forse per una questione ormonale, a essere più esposte a questa contaminazione. A quel punto si mette in moto tutta la macchina. Iniziano, il primo che si muove è un medico di Valdagno, il dottor Cordiano, che fa parte dell'ISDE, anche scritto in medicina democratica, e che si era accorto c'era qualche anomalia, perché lui aveva in cura 2 o 3 laboratori della Miteni, e guarda caso erano 2 o 3 persone che avevano problemi appunto alla tiroide, problemi ematologici. Lui è un medico, come medico è ematologo. Quindi si era accorto di questi valori sballati, e anche dei valori sballati a livello ormonale, dicendo. E si era accorto che erano entrambi lavoratori della Miteni, e quindi aveva fatto i suoi collegamenti, aveva fatto qualche ricerca, è stato il primo a scoprire tutta la questione americana, tutto il processo americano, e ha cominciato a tamburellare, dicendo: guarda, che abbiamo un problema qua, c'è un'azienda che inquina, che sta avvelenando i lavoratori. Hanno cominciato a organizzarsi anche le associazioni ambientaliste, in virtù anche proprio di questi
convegni che vengono svolti e che sono sfociati in un primo esposto in Procura Vicenza, firmato da tutte le associazioni ambientaliste, l'ambiente, Greenpeace, i comitati locali che si erano costituiti, Medicina Democratica ovviamente, che è stata una delle prime firmatari, esposto che però non è finito in niente, nel senso che non abbiamo mai saputo che fine esattamente abbia fatto. E qualche mese dopo ne è stato depositato un secondo, e nel frattempo cominciava a crescere la pressione mediatica, perché la vicenda aveva passato il livello locale, cominciava a uscire sui giornali, cominciava a uscire sui media, e tanto più che a questo punto la regione fu costretta a iniziare uno screening di massa quando emerse la vastità della contaminazione. E screening di massa da cui emerse ovviamente tutta la contaminazione, soprattutto dei soggetti più giovani. E quindi si costituirono anche dei gruppi piuttosto aggressivi, in senso positivo, che le cosiddette mamme no fas, cioè delle persone normalissime che prima di allora non si erano mai occupate di ambiente, non si erano mai occupate di niente, che però pensavano di aver cresciuto nel migliore dei modi i loro figli, e si sono trovati un giorno una lettera dall'USO che dice: signora cara, a seguito dell'analisi del sangue del suo figlio, ci siamo accorti che nel suo sangue ci sono questi livelli di queste sostanze. Dopo la Regione Veneto ovviamente utilizzava i toni un po' eufemistici, quindi consigliamo uno stile di vita sano, di ridurre i fattori di rischio. Quindi fate più sport e mangiate più sano. Questo era il contenuto della lettera che la Regione Veneto inviava a chi risultava esposto a sostanze perforanti chimiche. Quindi alle associazioni ambientaliste ha cominciato a sommarsi anche la pressione di questi gruppi, società civile, chiamiamola così, e tutto questo è sfociato in una grande manifestazione nel 2017, da cui hanno partecipato più di 10.000 persone a Lunigo, in un altro esposto, il terzo, firmato anche questo ovviamente la Medicina Democratica, molto più articolato, anche perché nel frattempo le associazioni avevano contattato l'avvocato americano che aveva fatto il processo contro la DuPont, l'avvocato Billot, che era venuto a Lunigo, aveva fatto una serata bellissima al Teatro di Lunigo, col Teatro Pieno, insomma, un'esperienza molto bella, ero presente anch'io. E tanto che quel giorno mi ricordo che accompagnai anche l'avvocato, il giorno dopo ho accompagnato l'avvocato Billot in Procura Vicenza, perché i magistrati hanno voluto sentirlo. E a seguito di questi esposti e dicendo, finalmente è partito il processo vero e proprio. Processo che, con le prime iscrizioni dei nostri indagati, quindi sostanzialmente stiamo parlando di fine 2017, primi mesi del 2018, il capo di imputazione era avvelenamento delle acque. Questa è una vicenda che si ricollega anche a Solvay di Spinetta Marengo, perché la Solvay adesso è un'altra azienda che era fornitrice della Miteni, che adesso è l'unica azienda che produce sostanze perfluoroalchiliche dopo la chiusura della Miteni. È un'azienda che sappiamo essere stata condannata in un processo dove era presente anche la Medicina Democratica per le contaminazioni del cromo dei laboratori. Era presente FAS anche là, ma erano rimasti in secondo piano. La questione non era stata approfondita in quel processo. E, tra l'altro, l'amministratore delegato al tempo della Solvay, che è stato condannato in Cassazione, era Guaracino, uno di quelli era Guaracino, che è amministratore delegato anche della Miteni per un periodo di Stato ed è inquisito nel processo. Quindi nel 2018 inizia insomma il processo vero e proprio. A fine 2018 l'azienda fallisce, nel 2019 vengono chiuse le indagini e viene finalmente deciso il rinvio a giudizio ai deputati. E tutto questo succede circa a fine 2019, verso ottobre, novembre 2019. A quel punto finalmente ci si può costituire, quindi ci costituiamo come Medicina Democratica all'interno del processo. Io difendo Medicina Democratica, ma anche WWF, ISDE, come dicevo, Italia Nostra, oltre a alcuni enti locali. Ma la cosa interessante è che alla nostra battaglia come Medicina Democratica è finita anche quella dei lavoratori, di alcuni lavoratori della Miteni.
succede? Che i lavoratori miteni, dopo il fallimento dell'azienda, cornuti e mazziati, si trovano ovviamente contaminati nel sangue a livelli stratosferici, molti di loro hanno patologie riconducibili purtroppo a esposizione a queste sostanze, e 40 di loro hanno deciso di costituirsi a loro volta nel processo civile, e li rappresento io, insomma, quindi diciamo c'è questa unione di medicina democratica e dei lavoratori e delle altre associazioni ambientaliste. E ci costituiamo a novembre 2019, le nostre costituzioni, come spesso accade, ovviamente gli avvocati delle difese si oppongono tutti alla nostra Costituzione, eccependoci la qualunque, che non siamo, non sanno chi siamo, che non abbiamo mai fatto battaglie ambientaliste, che non abbiamo mai svolto nello specifico, perché queste sono le eccezioni per impedirci di costituirci parte civile di norma, che non abbiamo mai svolto attività sul territorio per giustificare la nostra Costituzione, che nel nostro statuto non ci sono riferimenti alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute, insomma, più o meno con tutta la solita trafila. Hanno detto che anche il WWF che rappresentavo, non si sapeva quando era stato costituito il WWF, per loro era stato costituito un anno prima del processo, ecco, per dire il tono del processo. E anche Medicina Democratica dissero che era stata costituita qualche anno prima del processo, quindi non aveva motivo per essere presente nel processo, insomma. Ai limiti del diffamatorio. È importante perché questo è un processo ambientale. Il capo di imputazione diceva il 459 dell'avvelenamento delle acque. Però è un processo che si differenzia, come dicevo, da tutti gli altri, perché è vero che ci sono i lavoratori contaminati e sono presenti nel processo, costituiti, però per la prima volta in Italia abbiamo una platea sterminata di potenziali parti civili di persone contaminate. E questo differenzia il processo Miteni, penso, da qualsiasi altro processo che si è svolto in Italia fino ad oggi. Perché fino ad oggi, appunto, abbiamo avuto anche processi ambientali con molte persone, come per esempio Marghera, dove erano centinaia di lavoratori che si erano costituiti di parte civile, però era sempre una questione limitata allo stabilimento. Qua invece, purtroppo, proprio per la natura delle sostanze e per la diffusione dell'inquinamento, potremmo trovarci all'inizio del dibattimento, perché solo adesso ne siamo già costituiti 250 parti civili, adesso in udienza preliminare, che non si è ancora conclusa perché purtroppo il Covid ha determinato anche qua un rallentamento. Tra l'altro il processo si è diviso in tre tronconi. Abbiamo il troncone fino al 2013, che applica ancora il 459 e il disastro nominato. E dopo abbiamo il troncone dal 2013 al 2018, quando l'azienda è fallita, perché ovviamente l'azienda, la Regione Veneto, non è che l'ha chiusa o ha cominciato a fare controlli per vedere se... No, ha detto, vabbè, non producete più quelle sostanze, producetene altre. Allora l'azienda ha cominciato a produrne altre, della stessa famiglia, ma con gli stessi effetti sulla salute, continuando a inquinare come prima. E queste sostanze a loro volta hanno inquinato nuovamente l'ambiente e hanno inquinato ancora e hanno contaminato il sangue dei lavoratori. Tanto che io le analisi che l'azienda svolgeva dal 2013 in poi, da cui emergeva il diminuire dell'esposizione alle vecchie sostanze, cominciava a emergere invece l'esposizione alle nuove sostanze, senza che nessuno dicesse niente. Lo SPISAL, la Regione Veneto, tutti gli enti preposti a controllare, l'ARPAV, a controllare che questo non dovesse avvenire. E il secondo troncone, diciamo, va dal 2013 al 2018, e in questo ambito invece finalmente viene usato anche la nuova legge sugli ecoreati. Per quello è un processo importante, perché è un po' una summa di tutto quello che fino ad oggi noi, Medicina Democratica, grazie al lavoro sostituibile di chi mi ha preceduto, degli altri colleghi, Laura Mare, hanno fatto, ovvero vi è l'esposizione dei lavoratori, le malattie professionali, vi è l'inquinamento ambientale di una popolazione vastissima, e questo forse lo avvicina, come dicevo, appunto all'esperienza di Seveso, ma anche di più, perché comunque sia Seveso, anche lì era una zona delimitata, la zona rossa riguardava qualche migliaio di persone. E dall'altra è la prima applicazione sul campo in maniera estesa e dirompente, dico io, della norma sugli ecoreati, su che Medicina Democratica combattuto per insieme alle altre associazioni ambientaliste, ha combattuto perché fosse approvata nel giugno del 2015. Insomma. Quindi è un processo sotto molti aspetti che
penso farà storia. Farà storia, vabbè, al di là poi della questione mediatica, farà storia dal punto di vista appunto della giurisprudenza e dell'applicazione di norme nuove, perché, ripeto, gli ecoreati, sì, è vero, ci sono già stati processi, ci abbiamo già sentenze, ma un'applicazione così, diciamo, massiccia, fino ad oggi non c'è mai stata, non si è ancora svolta. A marzo abbiamo l'udienza che dovrebbe appunto decidere sull'unione dei vari filoni, perché c'è anche un quarto filone, dicevo, che è quello della bancarotta fraudolenta, perché l'azienda, come dicevo, nel 2018 è fallita, e qua, anche qua vi è una visione innovativa della Procura di Vicenza, che dopo un inizio, diciamo, un po' tentennante, devo dire che è riuscita a ingranare abbastanza bene, insomma. Quando ho capito che la pressione mediatica era troppo forte, senza il casino, scusate la parola, che abbiamo fatto nel 2017-2018, probabilmente non si partiva, insomma, ecco, quindi come sempre si doveva lasciare fare le cose senza intromissioni o tacendo, probabilmente non siamo arrivati molto lontani. Comunque, ecco, dicevo, la bancarotta fraudolenta, che è questo quarto filone, perché l'azienda è fallita nel 2018 e fallendo nei bilanci non aveva mai indicato i costi di bonifica, che pure aveva individuato già per decine di milioni di euro. Quindi l'azienda, la procura, contesta ai vertici della società di aver nascosto un buco di bilancio di 40 milioni. Ecco. Quindi vi è anche questa fattispecie nuova, che è appunto unita alla vicenda ambientale. Dopo i filoni sono quattro, mi sono dimenticato l'ultimo, che non è meno importante, che è quello delle malattie dei lavoratori specifico. E questo incarico a un altro magistrato, che però sta seguendo un percorso, diciamo, a parte. E, a marzo appunto si dovrà decidere sulla riunione di questi tre filoni, vedremo il giudice cosa deciderà, e comunque sia, dopo ovviamente ci dovrà essere l'invio a giudizio e l'inizio del dibattimento, che presumo sarà in autunno a questo punto, ecco, è difficile che si riesca a arrivare prima dell'estate, ecco. E, più probabile in autunno, è chiaro che questo è un dibattimento potenzialmente aperto a decine di migliaia di persone, se non a centinaia di migliaia di persone, perché il GUP ha già ammesso come parti civili semplici cittadini contaminati. Se tutti, in un mondo perfetto, se tutti quelli che hanno queste sostanze nel sangue decidessero di costituirsi parte civile a novembre, ci troveremmo almeno un processo con decine di migliaia di parti civili. Non succederà ovviamente, però questo è l'effetto, insomma, questo è il potenziale effetto di questo processo. Questione di prescrizione. Ecco, adesso io ho voluto partire un po' dal processo Miteni, un po' per raccontare l'esperienza ovviamente locale mia, quella che mi sta assorbendo maggiormente. Un po' dall'altra anche perché, come dicevo, questo è un processo che più o meno può essere usato come archetipo, insomma, come esempio per tutte le questioni che noi avvocati, di medicina democratica, comunque sia chi si occupa di materia ambientale. Edoardo, scusa un attimo, dovresti andare verso la conclusione. Ah, certo. Perché allora, è così. Allora a questo punto lo uso per concludere quello che stavo dicendo, nel senso che giusto, questo processo appunto è un po' un archetipo di tutte le problematiche che ci troviamo come medicina democratica a dover affrontare, sia sull'individuazione sia per far emergere le questioni, perché come dicevo non è una cosa che è nata, le questioni sono iniziate nel 2013, il processo del 2020 che partirà nel 2021, quindi 7 anni per giungere finalmente a un riconoscimento anche giuridico, insomma, della vicenda, quindi le difficoltà per raggiungere a una conoscenza e a una presa di coscienza anche giuridica della cosa. Le difficoltà per essere presenti nel processo, come diceva, come associazioni, l'importanza dell'unione, perché qui per me è importante proprio che ci sia l'unione tra lavoratori, associazioni e società civile, che sono presenti tutti e tre. E quindi ovviamente questo è un blocco anche sociale che pesa all'interno del processo, perché ogni cosa che succede nel processo, ogni ordinanza fatta dal giudice, ogni dichiarazione degli avvocati della difesa, ogni dichiarazione degli avvocati delle parti civili o della pubblica accusa ha un suo risvolto sociale, perché ovviamente viene attraverso i social, adesso attraverso i giornali, viene riportata, viene esaminata, viene analizzata, quindi vi è una osmosi continua di questi due aspetti.
Quindi abbiamo un processo che è coordinato con quello che succede anche a livello sociale, proprio per la diffusione capillare della vicenda, insomma. Ecco. Quindi anche concetti complessi come quelli giuridici, che di norma rimangono confinati agli esperti del settore, in questo caso vengono anche resi edotti alle persone normali, perché alla fine, attraverso appunto questa partecipazione di massa, anche queste persone qua devono cominciare a confrontarsi con queste cose. Quindi, come avvocati c'è anche questa responsabilità di spiegare, semplificare, cercare di far comprendere appunto alle persone, ai lavoratori o a chi è coinvolto in questa vicenda, concetti difficili, senza semplificazioni, ma cercando appunto di almeno togliere quelle oscurità che, se sappiamo, il sistema italiano, il sistema della giustizia, in particolare quello italiano, ne è pieno, insomma. Quindi così concludo con questa mia esperienza, sperando di essere stato utile, e ovviamente se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, la mia disponibilità è massima, insomma, a partecipare. Bene, grazie Edoardo. Grazie a te, Fulvio. Abbiamo visto che basta un esempio per entrare dentro in quasi tutti gli argomenti giuridici e anche sociali, perché evidentemente c'è una relazione fra quella che è la giustizia e come la giustizia si manifesta, e i movimenti e le lotte dei lavoratori e le lotte dei cittadini e delle associazioni. E quindi credo che questo sia un po' il fondamento anche del perché noi facciamo questi, ci costituiamo parte civile come associazioni, sia Medicina Democratica che AIEA. Del resto, Edoardo Bortolotto parlava anche, ha parlato del processo di Marghera, che è stato il primo che Medicina Democratica ha affrontato, del petrolchimico di Marghera. E in questo processo c'era un famoso avvocato che era un professore dell'Università di Milano, che cercava di scoraggiare le associazioni in movimenti di costituirsi, e diceva: al massimo cercate di ottenere un risarcimento del danno. Questo lo dico perché uno dei problemi che noi abbiamo, qualche volta esiste, viene fuori anche all'interno delle associazioni, è quello di dire: perché i processi penali? Anche Edoardo ha fatto anche l'esempio degli Stati Uniti, ma si potrebbe dire anche della Francia, che forse è più vicino, che lì li fanno i processi penali, ma sono molto difficili. E quindi questo è uno dei temi che potrebbe essere discusso anche da Laura Marco. E poi ci sono... Io ti sentiamo male però, Senti male? Sì, perché ti sposti, devi stare vicino al microfono. Adesso bene. Sì, adesso bene. Sì, niente, dicevo che ci sono vari problemi che sono sorti soprattutto in quest'ultimo periodo, che sono quelli, per esempio, delle prescrizioni, che sono quelli delle assoluzioni, anche di fronte a dei fatti assolutamente evidenti. E parlo, per esempio, dei morti per amianto e delle contaminazioni che ci sono state. Allora, la domanda è più generale: perché noi facciamo questi processi? Che cosa in effetti vogliamo ottenere? E come pensiamo anche di rispondere a quest'altro problema, per esempio, i tempi lunghi? Cioè che, sì, noi abbiamo dei processi che sono in atto da 10 anni e non sono ancora arrivati a conclusione. Abbiamo dei processi che vengono mandati in Cassazione, ritornano in appello, ritornano in Cassazione. Cioè è tutto un problema. E che relazione ci mettiamo fra questi processi e il resto della società e anche le scelte politiche? Ecco, io potrei dire altre cose, ma preferirei a questo punto di far parlare Laura Mara, che è uno degli avvocati che sostiene Medicina Democratica e l'AIA in tantissimi processi, poi particolarmente in quelli sull'amianto.
e quindi darei la parola a lei per vedere qual è la sua esperienza e che frutti si possono trarre dai processi che noi stiamo facendo. Sì, Fulton. Ciao a tutti, buonasera, mi sentite? Sì. Ascoltate, c'è un problema perché avvio il video, la fotocamera, ma mi dice che è impossibile avviare la videocamera, ma ce l'ho accesa Fulvio la videocamera, dice seleziona un'altra videocamera in impostazioni, ma io c'ho solo questa. Vabbè, dai, non importa, tanto mi dispiace che non mi vedete, ma allora... Vabbè, non è un problema, però ti sentiamo bene, che credo questo sia la cosa essenziale. Avvia il mio video. Adesso ho avviato, non so se mi vede. Io non mi vedo. No, non ti vediamo. Ma se vuoi... Laura, ancora non ti vediamo, ma ci deve essere un marchingegno, perché... Guarda, ho attivato l'audio, ho attivato il video, ma mi esce una scritta stranissima con scritto impossibile avviare la videocamera. È assurda questa cosa, ma roba... Ecco, adesso mi dice Zoom, l'ospite ti ha invitato ad avviare il video, avvia il mio video. Ok. E mi esce sempre impossibile avviare la videocamera, ma ce l'ho accesa, peccato. Vabbè, comunque, allora io prendo, come dire, lo spunto. Riuscire a rientrare, forse, poi riuscire a rientrare. Ecco, si può fare così. Cosa faccio? Esco proprio completamente? Esci e rientri. Magari parla qualcun altro nel frattempo. Adesso no, non riesco, non riesco perché io alle 7 devo chiudere, l'avevo detto a, a Fulvio. Io direi, vado... Ditemi voi, se volete che esco e rientro... No, vai avanti così, perché l'importante è sentire. Dai, dai, va bene, Fulvio. Allora, io prendo un attimo, come dire, no? La domanda che hai lanciato tu, cioè perché noi ci costituiamo... Volevo fare un attimo anche uno screening veloce di quelli che sono tutti i diversi processi dove... ci siamo costituiti e siamo attualmente costituiti come parte civile, come Medicina Democratica e come AIEA, chiaramente. Allora, Fulvio diceva, ma perché noi ci costituiamo in questi processi che sono così lunghi, questi processi che vanno a finire così male, dove ci sono tutte queste assoluzioni, dove ci sono tutte queste prescrizioni? Che messaggio vogliamo lanciare alla società civile? Il messaggio, secondo me, è fondamentale, nel senso che nel momento in cui noi ci si dovesse arrendere di fronte, perché comunque è una scelta storica politica quella che viene fuori, soprattutto dalle ultime sentenze dei processi in materia d'amianto, poi vabbè, abbiamo avuto anche l'esperienza disastrosa, Fulvio lo sa, con il Tribunale di Sondrio, ma quella è un'altra, per reato ambientale, quella è un'altra circostanza ancora che si ricollegherebbe bene, ma non c'è tempo, all'intervento, al bel intervento che ha fatto Edoardo Bortolotto, che saluto, ciao Edoardo. E cosa volevo dire? Che è fondamentale la costituzione di parte civile delle associazioni, perché spesso, come diceva Edoardo, di fianco all'associazione ci sono poi anche molto spesso in questi processi le persone offese, cioè le vittime che possono essere i lavoratori che hanno prestato la loro attività in un determinato stabilimento e la popolazione civile inconsapevole. Mi viene in mente il caso della Fibronit di Broni, che è l'esempio più eclatante, o quello dell'Eternit nei comuni di Casale Monferrato, di Cavagnolo, adesso ancora giù in tribunale a Napoli c'è in corso il processo in corte d'assise contro i dirigenti dell'Eternit di Bagnolo. È fondamentale questo messaggio perché si cerca, come dire, di mettere insieme proprio quella che è la società civile, dicendo attenzione, c'è bisogno di partecipazione, di dare un messaggio fondamentale anche ai magistrati in questi processi. Come diceva
come dire, Giulio Maccacaro, A, la scienza non è neutrale e questo l'abbiamo capito in tanti anni di processo, ma soprattutto non ci può essere nessun tipo di prevenzione dei rischi e dalle nocività senza la partecipazione dei diretti interessati. Cioè noi siamo cresciuti con il principio della non delega. Quindi io credo ancora, quando mi viene l'assistito in studio o il prossimo congiunto della persona che ha perso il proprio caro per una malattia professionale o per un infortunio gravissimo, penso che il miglior avvocato di quella persona lì è quella persona lì. Cioè è cominciare, il messaggio anche di Medicina Democratica è cominciare a responsabilizzare piano piano tutte le persone che si avvicinano alla problematica che è oggetto del processo. Ora, noi abbiamo avuto una di quelle stangate a livello giudiziario proprio all'inizio di quest'anno del 2021 con il processo, l'avete sentito tutti, disastro ferroviario di Viareggio. Disastro ferroviario di Viareggio occorso nel 2009, fate voi il conto, siamo nel 2021, siamo arrivati in Cassazione e i buon giudici della Cassazione, per darvi un esempio di quello della lunghezza dei processi e di tutto quello che è successo, ma anche della risposta forte, però attenzione, della società civile, delle associazioni e delle famiglie che hanno combattuto in questo processo, i bravi giudici della Cassazione che cosa hanno fatto? Hanno mandato prescritti tutti i reati, tutti gli omicidi colposi, perché hanno sostanzialmente tolto l'aggravante dall'articolo 589 del codice penale, che prevede l'omicidio colposo, ma lo prevede inasprito se tu diciamo commetti questa violazione, ok, all'interno di un luogo di lavoro. Ora è chiaro che il macchinista che conduceva il treno ed è entrato a più di 100 all'ora nella stazione di Viareggio quando quel treno doveva circolare massimo, perché questo ci dicono le perizie del processo, a 50 km orari, quando il macchinista entrò nella stazione di Viareggio non è che si stava portando il treno per andare al bar o per andare a trovare i suoi familiari o per farsi i fatti suoi, cioè stava svolgendo un'attività lavorativa, stava trasportando merci pericolose e quindi è chiaro che l'aggravante del 589 doveva applicarsi. Siamo qui tutti ad aspettare il deposito delle motivazioni di questa sentenza perché giuridicamente, secondo me, non regge aver tolto l'aggravante. Comunque il risultato cos'è stato? È stato eliminazione dell'aggravante dell'omicidio colposo, prescrizione di tutti gli omicidi colposi. C'è stata poi stangata pazzesca, è stata data a tutte, a proposito di associazioni ambientaliste, di lotte che vengono fatte, eccetera, è stata data una mazzata di quelle, ma proprio storiche, a tutte le associazioni, lì c'era più di una trentina di associazioni costituite, perché sono state eliminate, senti un po' Edoardo, tutte, ma dico tutte le statuizioni civili che erano state pagate a favore di tutti i sindacati e di tutte le associazioni. E questo vuol dire, voi lo sapete meglio di me, Edoardo lo sa meglio di me, che vuol dire far morire almeno la metà di quelle associazioni che si sono costituite nel processo, perché se Ferrovie dello Stato aveva pagato 50.000 euro a forfè di danno così deciso sia in primo che in secondo grado, è chiaro che il piccolo comitato e l'associazione che ha dovuto arrivare fino in Corte di Cassazione e si ritrova a dover restituire 50.000 euro che non ha neanche più, vuol dire far morire la stessa associazione, cioè togliere qualsiasi tipo di iniziativa futura a questi soggetti che hanno lottato per così tanti anni. Noi ci siamo salvati come Medicina Democratica in questo processo di Viareggio insieme al dopolavoro ferroviario, perché per motivazioni che chiaramente leggeremo quando verranno depositate dalla Cassazione, sezione quarta penale, si sta sempre parlando chiaramente, siamo stati rinviati davanti per la seconda volta alla Corte d'Appello di Firenze, quindi
diciamo così, che in questo bagno di sangue in cui sono state cancellate tutti gli enti, tutti i comitati, tutte le associazioni, Medicina Democratica e il Dopolavoro Ferroviario rifaranno il processo anche nei confronti di Mauro Moretti. Sono tanti davvero, Fulvio, i processi nei quali adesso per esempio ci siamo costituiti nel disastro ferroviario, quello avvenuto nel 2018 per il treno dell'alta velocità che è deragliato a Pioltello. Anche lì siamo in udienza preliminare, bagno di sangue assoluto perché il CUP ha eliminato... Un po' di cartoni? Che è successo? Mi sentite? Sì, sì. Forse si è aperto un audio, ha eliminato, dicevo, tutte le diverse sindacati, cioè sigle tipo la CGIL, eccetera. Noi siamo rimasti nel processo, anzi l'ordinanza a favore di Medicina Democratica è un'ordinanza da incorniciare, perché lì il GUP ha veramente riconosciuto che da fine anni 60, inizi anni 70, abbiamo lottato non solo all'interno dei luoghi di lavoro, ma anche all'esterno per l'affermazione della salute e dell'ambiente salubre. Quindi davvero una bella ordinanza, io l'ho girata a Fulvio, a Marco, a Carmina Conte, eccetera, insomma... Ho cercato di dare spazio anche a questa cosa. Processi d'amianto velocissimamente. Processi d'amianto, sono tantissimi i processi d'amianto che ho seguito. Sto morendo con questi processi d'amianto perché, hanno creato una di quelle contraddizioni tecniche, scientifiche e giuridiche che ormai non possono più, non essere viste nemmeno dalla società civile, queste contraddizioni. Cioè, che cosa è successo in questi anni? Fate conto che uno dei primi processi che si è celebrato in Italia era stato istruito dal senatore Casson, quando faceva ancora il magistrato, presso la Procura della Repubblica di Venezia, ed era il processo per i morti alla Fincantieri di Porto Marghera, processo che poi avevamo vinto nel 2012, no? Sempre qui ci si ricollega ai tempi della giustizia di Fulvio, nel 2012 avevamo vinto in Cassazione, cioè la Cassazione aveva confermato tutte le condanne che erano intervenute sia in primo grado sia in Corte d'Appello. Mettendo, diciamo così, quelli che secondo noi erano dei paletti fermi e condivisi anche dalla comunità scientifica, cioè si era ben sottolineato l'antiscientificità della trigger dose, si erano messi dei paletti chiari sul fatto che l'amianto, tutti i tipi di amianto fossero cancerogeni, a partire dalle monografie IARC del 72 in avanti. Si era messo quel paletto fermo secondo il quale anche dosi bassissime, estremamente basse, potevano avere un effetto cancerogeno sull'individuo. Ma nello stesso tempo si era riconosciuto il nesso dose dipendenza per questa malattia che colpisce il mesotelio, che è appunto il mesotelioma pleurico. Cosa succede dal 2012 in avanti? Succede che chiaramente le difese degli imputati, che con i loro consulenti, che non è che sono pagati, ma strapagati per venire a dire certe cose, certe tesi nelle aule di giustizia, si sono ben attrezzati, e si sono attrezzati così tanto da far diventare scientifico all'interno del processo quello che di scientifico non ha assolutamente niente, perché non, come dire, no? Esiste una realtà processuale, una realtà virtuale e la realtà concreta dei fatti. All'interno delle aule di giustizia si discute di questa verità processuale, quindi tu quello che porti all'interno del processo, se lo porti bene, diventa una verità processuale. Il risultato è stato che venire a dire certe cose che di scientifico non avevano nulla hanno assunto poi un carattere scientifico, come dire, io ti vengo a ripetere questa determinata teoria, che non è una teoria, a livello tecnico-scientifico,
che non ha nessuna base, non è condivisa da nessuno studio scientifico, se non da 4 o 5 consulenti strapagati dalle aziende, che sono sempre quelli, alcuni dei quali, cioè, pieni di conflitti di interesse, sono usciti anche sul Venerdì della Repubblica, no? Bisognerebbe fare i cognomi e non solo i nomi, cioè tipo la vecchia Boffetta e quant'altro, cioè è pubblico, diciamo, il conflitto di interessi di questi consulenti. Cosa succede? A furia di continuare a ripetere queste cose hanno assunto per i giudici un carattere scientifico e quindi le sentenze riportano, diciamo, questi errori clamorosi, perché alla fine il magistrato, capite, deve fare una scelta tra una teoria e un'altra teoria, dovrebbe scegliere, secondo quello che dice la Cassazione, quella che è maggiormente condivisa dal mondo scientifico. Però anche qui si insinua sempre il dubbio, no? sul discorso dell'amianto, ma no, c'è uno studio contrario, c'è Zucchetti che ha fatto questo esempio, c'è Pira che è uscito dalla terza consensus conference, c'è Pira che ha denunciato Guariniello per i quaderni del Ministero della Salute, insomma, come si diceva tanti anni fa dalle mie parti, quando non riesci a convincerli, confondili. Che cosa vuol dire? Che mettono sempre nel processo, fanno un minestrone, talmente tante informazioni e talmente tanti dati che alla fine il magistrato deve fare una scelta e ultimamente questa scelta è una scelta sempre spostata a tutela delle aziende. E ci si cela dietro l'oltre ogni ragionevole dubbio per dire no, attenzione, io non posso condannare se non ho la certezza matematica del 100% che quella persona si sia ammalata proprio in quel determinato frangente temporale in cui c'era quel determinato dirigente in carica. Cioè, voi capite, niente di più antiscientifico. Non è che il povero lavoratore della Pirelli, della Montefibere, della Fibronit, della Breda, dell'Ansaldo, nel momento in cui becca il mesotelioma pleurico, che è una malattia lungo latente, che magari si scatena dopo 40 anni o 50 anni dall'esposizione, non è che nel momento in cui è lì a lavorare gli si accende una lampadina rossa come un semaforo e dice attenzione amministratore delegato, guarda che mi sto ammalando, devi essere tu a rispondere della mia malattia che mi insorgerà dopo 50 anni o dopo 40 anni. Capite l'assurdo di queste sentenze? Quindi noi che cosa cerchiamo di fare? Innanzitutto di non scoraggiarci, perché ormai siamo rimasti talmente in pochi a fare questi processi e soprattutto portare un messaggio Fulvio che vuole essere un messaggio importante per la società civile, cioè perché lo facciamo? Perché siamo convinti che non subito, forse tra qualche anno, però questa giurisprudenza cambierà. Io ne sono assolutamente certa, perché così come sono cambiate tutte quelle sentenze che venivano scritte in base alle quali tutti i dirigenti erano stati assolti sul principio di quella teoria della trigger dose o della dose grilletto di Chiappino, e così sarà, io sono certa, perché la verità prima o poi emergerà assolutamente chiara e limpida anche in questi processi. Io credo che il messaggio vero e forte sia non abbandonare la pretesa punitiva dello Stato, perché guardate, troppe volte anche da troppi colleghi ho sentito dire vabbè, ma è troppo difficile la prova del processo penale, buttiamoci sul civile che è una cosa estremamente semplice, lì non è oltre ogni ragionevole dubbio, lì fai causa alla società, si viaggia con il diciamo così, il principio del più probabile che non nel civile, non dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e quindi ma chi te lo fa fare, Laura, a sforzarti così tanto nel penale quando invece hai la via maestra aperta? Eh no, questo è un secondo chi parla è uno degli, e non solo secondo me ma anche secondo altri giuristi che condividono la mia idea, è uno degli errori in cui si incorre quando non si ha, diciamo così, la visione completa di quello che sta succedendo all'interno della nostra società. Perché dico? Perché il processo penale non ha solo
chiaramente una funzione repressiva e una funzione punitiva, che è una funzione assolutamente giusta nei confronti di chi ha commesso questi reati, ma anche una funzione preventiva, cioè di prevenzione. Se io, come dire, lancio questo messaggio alla società civile e dico va bene, ci ho messo 10 anni ad arrivare alla fine, magari alcuni di questi reati è vero, si sono anche prescritti, però alla fine io sono arrivato a una condanna ed è una condanna seria, credetemi, i datori di lavoro ci staranno molto, ma molto attenti all'interno delle loro fabbrichette o dei loro super stabilimenti ad adottare certe misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti. Quindi funzione punitiva, ma sicuramente anche funzione preventiva. Non so se qualcuno ha delle, diciamo così, delle domande o qualcosa. Io avrei terminato il mio intervento, Fulvio, se veramente c'è qualcosa sono qui e non mi si attiva il video, io non so, sto diventando pazza, vabbè, lascia stare il video. Io avrei una domanda. Ma mi dispiace, io credo che vedendo anche il numero di persone che partecipanti, che noi questo discorso lo dobbiamo portare avanti anche in altri momenti. E quindi questo è semplicemente, non è il primo momento, è uno dei primi momenti di discussione, visto che a parte l'interesse che comunque questo problema esiste e bisogna cercare di sviscerarlo. Per cui io adesso aprirei il dibattito per chi vuole intervenire, per non ho guardato la chat, ma vedo che c'è subito Valerio Gennaro, quindi visto che è già davanti facciamo immediatamente parlare lui. Prego Valerio Gennaro, che è un epidemiologo e viene da Genova. E rimango a Genova. Venivo a Marghera soltanto per il processo e venivo gentilmente ospitato dalle suore che mi facevano pagare meno. Senti, no, grazie Fulvio, grazie a tutti. Mi fa piacere riavere questa bella gruppo di persone in Medicina Democratica, che è quella che in qualche modo mi ha in qualche modo vaccinato positivamente proprio negli anni 70-80, quando poi ho iniziato, ho deciso facendo medicina di fare proprio l'epidemiologo, insomma, anche che mi sembra sia una prova importante, sia uno degli strumenti utili. No, io ringrazio questo incontro perché secondo me serve proprio per decidere cosa fare insieme in modo efficace. E gli avvocati sono fondamentali in questo senso e direi che sono fondamentali però se noi tecnici in qualche modo, dall'epidemiologo al medico del lavoro all'attivista, il giornalista, l'operaio, insomma chiunque che ha qualche elemento glieli dà gli elementi, se no il povero avvocato rischia di pigliare la facciata, insomma, ma in genere quelli seri poi insomma, ci strinano abbastanza. Io direi che bisognerebbe, ecco, fare un lavoro di decisione su cosa fare e cosa non fare proprio in base a queste ormai quarantennale esperienza che è anche Medicina Democratica, e agganciandomi a quello che diceva giustamente Laura ma anche Edoardo sul fatto che, visto che abbiamo una marea sostanzialmente di situazioni critiche in Italia, ragioniamo su questo, noi stiamo parlando dell'Italia e di un sacco di problemi ambientali, quindi con danni alla popolazione residente oppure danni alla popolazione lavorativa, come Marghera, tanto per intenderci, che era prevalentemente, almeno quella su cui mi sono occupato io, era prevalentemente quella dei lavoratori, dove in realtà le indagini, tra virgolette, governative erano riuscite addirittura a dimostrare scientificamente che i lavoratori avevano avuto 80 decessi in meno rispetto al previsto. E capite che ovviamente il processo del primo grado è stato perso con un'affermazione del genere. Nella seconda rianalisi in realtà è successo esattamente l'opposto, cioè si era dimostrato che
i lavoratori avevano avuto 80 decessi in più e quindi insomma ovviamente hanno avuto un minimo di riconoscimento. Allora io direi che dobbiamo appunto fare un momento di studio e quindi va bene la proposta di Fulvio, la facciamo un'altra occasione, decidiamo un attimo come organizzarci meglio perché abbiamo tantissime bellissime competenze di persone anche toste, mi sembra, a vedere dai nomi, insomma gente che viene da lontano e che ha competenze e che ha appunto resistenza, però bisogna oggettivamente vincere, o meglio, bisogna risolvere dei problemi. Io non sono per appunto nell'approccio guerrafondaio. Questi problemi, questi lavoratori rischiano di subire la beffa oltre al danno. Ad esempio, qual è uno dei grandi errori che stiamo facendo noi? E parlo anche come direttore di un registro mesoteliomi che è stato di fatto regionale, che ha lavorato per 25 anni, ha scoperto migliaia di casi di malati, e quando me ne sono andato in pensione il registro della Liguria è praticamente abbandonato a sé, cioè sono rimasti due funzionari, senza quindi un direttore, senza un vice direttore del registro mesoteliomi della regione Liguria. Probabilmente in molte regioni d'Italia, nonostante la legge preveda che ci sia, che ci debba essere un registro mesoteliomi che quindi individua tutti i casi di mesotelioma, in realtà si va avanti un po' alla buona. E questo invece sarebbe uno strumento assolutamente da difendere, è una struttura pubblica che deve essere difesa, e le regioni hanno fatto in modo ovviamente di farla lavorare un po' così in teoria. Un errore comunque abbiamo fatto è proprio quello di aver parlato solo di malattie rare, come il mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore assolutamente raro, è legato a una sostanza sola, che è l'amianto, e che ovviamente è facile, tra virgolette, da connettere, però sanno poi gli avvocati quanto è difficile, diciamo, collegare il nesso causale nello specifico caso. Quindi io direi che bisognerebbe proprio ristudiare su quali sono le grandi priorità su cui dobbiamo lavorare adesso, perché lo vediamo in epidemia. L'epidemia da Covid si vede la mala gestione e la quantità di morti evitabili che ci sarebbero, che ci sono e che sono stati. Oh, adesso finalmente vedo Laura di nuovo. Ecco, che ci ha rallegrato lo schermo. Ecco, e ciao a tutti. Quindi direi, ad esempio, il Covid ha dimostrato come il sonno dell'epidemiologia generi epidemie anche enormi. E noi qui abbiamo veramente bisogno, come Medicina Democratica, di studiare come essere efficaci, quindi non soltanto efficienti, non soltanto lavorare 18 ore al giorno come molti di voi o anch'io in certe occasioni abbiamo fatto. Qui bisogna proprio ristudiare come lavorare meglio, quindi decidere qual è il percorso tecnico, studiare quali sono le grandi categorie di lavoratori o di popolazione che sono esposti e che sono malati probabilmente, o addirittura partire già dai malati, ma io direi partiamo anche dagli esposti, quindi con dei sistemi nostri di controllo o di obbligo delle istituzioni a fare il loro mestiere, perché le istituzioni non stanno facendo il loro mestiere, cioè sia le ARPE che le ASL, che i comuni, i sindaci che dovrebbero essere responsabili della salute, in realtà ci dicono non vi preoccupate, noi siamo dalla vostra parte, e no, calma. Teoricamente sì, i sindaci, le ARPE, le ASL sono, e i medici vari sono dalla parte del lavoratore, del cittadino, della legge, però di fatto no, perché se, come succede spesso, ci si fida degli esami e dei controlli fatti da un'azienda o fatti da un privato, e beh ragazzi, scusate, va bene risparmiare, e quindi lo dico anche da genovese, bisogna risparmiare, però è altrettanto vero che non possiamo prendere per buoni dei controlli fatti da una ASL, da un'ARPA o da una struttura indipendente, o meglio, privata. Ecco, noi sappiamo che non possiamo fidarci, dobbiamo ripetere, dobbiamo controllare seriamente. Quindi io direi, abbiamo fatto una serie di errori di gioventù forse o di entusiasmo, che è stata quella ad esempio di studiare appunto una malattia sola, oppure un fattore di rischio solo, me ne sono segnati, oppure di pensare che avere un po' di dati sia scienza. Ecco, spesso la controparte ci dà dei dati, ci annega, come dice giustamente Laura, ci diceva, ci confonde in mezzo ai dati. Ci dà i dati, ma non ci dà un dato scientifico, non ci dà delle prove vere e proprie, quindi ci dà delle cose che dobbiamo semplicemente riguardare. Gli epidemiologi stessi sono stati spesso messi da parte
e presi degli statistici. Ora, lo statistico e l'epidemiologo sono due competenze che devono viaggiare insieme. Ma chi dà la direzione è l'epidemiologo, non è lo statistico. Lo statistico lavora anche di più, tra virgolette, ed è la seconda ruota della bicicletta, ma la direzione di marcia la deve dare l'epidemiologo, che deve capire perché quella popolazione sta male, se sta male, e qual è il fattore di rischio. E lo statistico invece fa l'analisi dei dati. Quindi c'è tante che poi vengono offerte ovviamente agli avvocati, in modo tale che sappiano giocarsi queste prove in maniera importante. Un altro dato importante è la popolazione inquinata. Spesso l'effetto Marghera, si era mescolata la popolazione inquinata con quella non inquinata, facendo sparire di fatto l'effetto sulla salute. E quindi sono sparite le prove, perché se tu mescoli la popolazione veramente inquinata con quella inquinata molto poco, tutti i morti sono, i malati sono prevalentemente nella popolazione molto inquinata, e quindi vengono diluiti e spalmati e si perdono le prove, e quindi anche l'avvocato o il giudice poi si trova a dover quasi chiedere scusa all'azienda perché non c'è stata una riduzione. E come le patologie frequenti l'abbiamo detto, quindi concludo, i fattori di rischio, ad esempio i lavoratori o la popolazione, ormai sono esposti a un cocktail incredibile di sostanze. Io penso al mix che c'è tra inquinamento dell'aria, ad esempio, ma anche campi elettromagnetici, per dire. Allora, no, non si può fare questo giochetto che facciamo tranquillamente nei nostri laboratori, diciamo, governativi, di studiare una cosa per volta perché ci viene comodo così. E no, nella realtà noi sappiamo che i lavoratori, come la popolazione generale, è spesso inquinata da un cocktail in simultaneo di inquinamenti. Basta pensare appunto a quello che esce da una normale, diciamo, ciminiera, sia convogliata che diffusa, oppure appunto il mescolamento dei fattori di rischio, che poi, guarda caso, poi vengono valorizzati o estremizzati i fattori di rischio dello stesso lavoratore, tipo il fumo di tabacco, come è stato fatto, di fare in Veneto, dicendo ma tanto sono veneti, bevono come spugne, cosa volete? È chiaro che viene che hanno degli eccessi di mortalità. È bastato anche lì rispondere pan per focaccia e prendere come riferimento degli altri veneti non inquinati o degli altri lavoratori non inquinati, e ovviamente è uscita fuori la verità. Quindi abbiamo bisogno veramente di diventare un pochino più maliziosi, tra virgolette, e perché avendo ragione, come abbiamo spesso, i lavoratori purtroppo ci stanno lasciando le penne, adesso senza più le difese di una volta, perché adesso sono veramente abbandonati a sé, i lavoratori anche dal punto di vista legale o dal punto di vista sindacale sono disintegrati, non c'è più l'unione, diciamo. Ecco, io direi che noi tecnicamente potremmo dare una sorta di ristoro partendo proprio dai danni che purtroppo hanno avuto alcuni, ma anche le stesse categorie, proprio lavorare sulla grande categoria, e quindi in questo senso il contributo che può dare l'epidemiologo è quello di lavorare sui grandi numeri, sulle popolazioni ben definite, per fare in modo che veramente appunto chi crea il danno alla salute prevalentemente, ma anche all'ambiente, poi capisca che non gli conviene, perché c'è una squadra, e Medicina Democratica lo può essere, una squadra che gli sta attenti, sta veramente attento, con rigore, quindi senza fare i salti mortali, ma semplicemente con la presenza, con la nostra presenza e con un approccio multidisciplinare, per cui c'è l'avvocato, l'epidemiologo, il tossicologo, il giornalista, l'attivista, insomma il cittadino, l'operaio, cioè il testimone, ecco, insieme, poi è un lavoro che, se ben coordinato, veramente anche piacevole e dà dei risultati anche a breve termine, direi. E quindi niente, io spero appunto che ci sarà un secondo incontro per poter fare in modo di essere più efficaci, perché ecco, non basta aver ragione, ecco, bisogna anche vincere, e bisogna anche fare in modo, come diceva Laura, che imparino, che diventi prevenzione, insomma, una causa che si vince. Deve insegnare che non si danneggia l'ambiente, non si danneggia la popolazione generale, non si danneggiano i lavoratori, insomma, oltre che danneggiare i bilanci e far andare avanti aziende e coppe. Scusate, l'ho fatta un po' troppo lunga, spero di non aver ucciso nessuno. Grazie, non credo. Grazie, va bene. Anzi, mi fa prendere spunto per dire due cose. Uno, che proprio la prossima riunione del corso
tratterà dell'epidemiologia, che sarebbe martedì prossimo, che se non erro è il 2 di marzo. Noi siamo anche in contatto con la rivista che è Epidemiologia e Prevenzione, che è stata fondata dallo stesso fondatore di Medicina Democratica, e quindi abbiamo stabilito questo rapporto, anche fra l'altro pratico, perché con un abbonamento si ricevono due riviste, Medicina Democratica e Epidemiologia e Prevenzione. Però naturalmente bisogna entrare nel merito, perché adesso questa è quasi una battuta. E questa è la prima cosa. La seconda, che veniva fuori anche da quanto ha detto Laura Mara, è che noi abbiamo seguito e continuiamo a seguire, perché di fatto non è ancora finito, il processo di Viareggio, quello dei 32 morti, che è del grande disastro crimine che è stato perpetrato. E abbiamo stabilito che una volta che avremo le motivazioni della sentenza, perché per adesso c'è solo il cosiddetto dispositivo, faremo un approfondimento, ma poi indiremo anche un convegno. Il processo ritornerà a Firenze, alla Corte d'Appello, e quindi faremo il convegno a Firenze, perché ci sembrava e ci sembra giusto fare questo tipo di approfondimento, non solo, ma lo mettiamo anche in relazione con un altro convegno che abbiamo fatto recentemente in ottobre a Longarone, a proposito del grande disastro crimine del Vajont, perché in effetti in quell'occasione sono venuti, vi è stato citato Casson, Guarignello, altri esperti giuristi, e ne vogliamo mettere, non facciamo solo un discorso dei giuristi naturalmente, però chiaramente vogliamo battere quella questione che ci troviamo di fronte in questo momento, che se andiamo alla quarta sezione penale della Cassazione abbiamo torto, se andiamo alla terza abbiamo ragione. E uno chiede: ma cosa è successo? Come mai c'è questo fatto? E bisogna chiarirlo definitivamente, no? E come mai la stessa quarta sezione, parlo di un processo che c'è stato nel 2012 nei confronti della Fincantieri di Palermo, dove eravamo pure lì parte civile, che la teoria che adesso va per la maggiore, dovrei entrare nel merito ma non sto in questo momento, quella cosiddetta induzione, che prima veniva chiamata della trigger dose, questa teoria, la quarta sezione della Cassazione in quel periodo ha detto che era frutto d'artificio, e invece questa adesso diventa la teoria base su cui poi si fondano le assoluzioni e a parte anche le prescrizioni. E quindi vogliamo fare anche una cosa, cioè dobbiamo fare una battaglia in tutti i campi, un po' lo diceva anche Valerio Gennaro, non è che ci basta fare un discorso di carattere giuridico essenziale, ma questo discorso legato ai movimenti, legato alla partecipazione dei cittadini. E quindi però entriamo nel merito, perché in effetti questa cosa della giustizia non può sfuggirci di mano, come di fatto sta sfuggendo, come una cosa dei giuristi che poi occorre avere il massimo della certezza per poter arrivare a definire una cosa. Cioè cerchiamo di capirlo, di capire bene, cerchiamo di fare una battaglia perché venga finalmente fatta giustizia. Adesso io non so qua se c'è qualcosa, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, perché non lo vedo nella chat. Se c'è qualcuna. Scusami, prego. Solo su questa cosa che hai detto, solo una battuta, no? Perché anche è stato interessante anche l'intervento di Valerio Gennaro. Su questa cosa qui che hai detto tu, no? Se noi andiamo a leggere, per farvi capire come dobbiamo organizzarci ancora meglio, ok, tecnici, giuristi, società civile, se noi si va a leggere le ultime sentenze, ma le ultime, sto parlando degli ultimi 5-6 anni, non le ultime degli ultimi 6 mesi,
cioè si arriva all'incredibile, cioè viene messa in discussione, e se questo principio, attenzione Valerio Gennaro, passa nel penale, questa qui è l'anticamera poi del... Ciao Elisabeth! Ciao! Ciao. Questa qui è l'anticamera poi di quello che passerà anche all'interno del civile, cioè che cosa scrivono i giudici della Cassazione? Quello che chiaramente sostengono i consulenti delle difese degli imputati, cioè che l'epidemiologia non serve a un ca, puntini puntini, l'epidemiologia studia, è uno studio di coorte fatto sulla popolazione ed è uno studio quindi a carattere assolutamente general generico, sorretto da un'altra scienza assolutamente general generica che è la statistica, che quindi si fonda non su una legge universale ma su una legge probabilistica, e quindi tu epidemiologo non mi dai la certezza di poter condannare quella persona lì perché io non ho la prova che sul singolo individuo che non fa parte di quella coorte che tu hai studiato si è verificata quella determinata probabilità. Questo è, diciamo così, lo scempio tecnico-scientifico-giuridico più grande che si legge ed è la cosa più preoccupante che si legge nelle sentenze della Corte di Cassazione, quarta sezione penale. Però attenzione, perché la quarta penale della Cassazione conferma delle sentenze che vengono scritte da magistrati delle corti di merito, cioè c'è il giudice monocratico del tribunale, che ne so, di Civitavecchia, che scrive quella sentenza lì, che viene confermata dalla Corte d'Appello e che viene confermata dalla Corte di Cassazione. Allora, delle due l'una, o l'epidemiologia, e sappiamo che non è così, la si prende e la si butta nel cestino, o l'epidemiologia ha una sua dignità scientifica, come la statistica. E allora il giurista deve ragionare in termini giuridici, cioè deve cercare di trasformare il dato scientifico in termini giuridici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho tutta una serie di studi condivisi dalla comunità scientifica che mi dicono che a una determinata esposizione ho un accorciamento della latenza, basta, per me finisce lì la storia. Io giurista non devo neanche andare a vedere quando, come, perché, chi era, quando, per dire si è verificata quella determinata patologia nel soggetto. Mi basta quello, perché vuol dire che contano tutte le fasi fino alla fine, cioè questo è quello che voglio dire. Quindi o la si usa o non la si usa, però se si leggono davvero bene con gli occhiali del tecnico e del giurista ste sentenze della Corte di Cassazione, io vi dico sono preoccupanti, ma sono preoccupanti per quello che viene scritto nei confronti della scienza epidemiologica, perché ripeto, se dovesse passare questa cosa, allora a questo punto noi non possiamo più andare a fare neanche il processo di risarcimento del danno per infortunio per malattia professionale davanti al giudice del lavoro, no? Per avere il risarcimento del danno, cioè capito? Quindi loro partono sempre insinuando il dubbio, e quindi sono stati talmente bravi, guardate, che sono andati addirittura, cioè io ho sentito un loro consulente che è andato addirittura a dire delle cose sulla IARC che fortunatamente viene a dirle solo nelle aule di giustizia, perché poi non c'ha il coraggio di pubblicarle, no, ste cose, però voglio dire, cioè alla fine uno al mattino quando si guarda allo specchio dovrebbe vedere sempre la sua faccia, ecco, queste persone magari no, ne vedono un po' diverse, di un po' di colori diversi, quindi secondo me dobbiamo davvero organizzarci bene, ma far capire bene anche al magistrato che scelta una strada non se ne può seguire un'altra, insomma non si può fare di tutto un'erba un fascio, cioè lo studio del buon Zocchetti non può valere come una monografia IARC. È anche un problema, secondo me, lo dico anche per Valerio Gennaro, di gerarchizzazione delle fonti, cioè tu non mi puoi mettere sullo stesso piano uno studio singolo non condiviso da un cavolo di nessuno
con una monografia o con per esempio una consensus conference, no? Che si tiene a livello nazionale o a livello internazionale, perché secondo me così deve cominciare a lavorare la mente del magistrato, cioè deve un attimo organizzarsi e poi deve un attimo acculturarsi, cioè perdonatemi un attimo, però anche quando Guariniello parlava di super procura non è che aveva tutti i torti, perché alla fine tu devi avere una certa competenza per seguire un determinato processo, e io ne ho viste proprio di cotte e di crude. Basta, non rubo più tempo, siccome mi hai detto che era sull'epidemiologia il prossimo incontro, mi piaceva insomma mettere l'attenzione su questa cosa che secondo me è abbastanza preoccupante. Sì, ecco, non so se posso dire un accenno rapidissimo, Fulvio, posso? Prego, prego. No, perché in effetti è stimolantissimo quello che dice Laura, e quindi mi chiedevo quanto potesse essere utile, oltre il prossimo incontro, quindi che è il 2 marzo alle 5 e mezza, quindi sull'epidemiologia. Alle 18, ok? E fare un piccolo incontro, o anche prima, o durante, o dopo, ma comunque, ad esempio, tra epidemiologi e giuristi, e legali, in qualche modo, per vedere di pesare bene, magari imbastiamo ovviamente, non per escludere gli altri, ma era per rimanere un po', diciamo, tra virgolette, sul tecnicismo, ma poi ce la raccontiamo tra di noi, ma poi cerchiamo ovviamente il consenso e la verifica di anche altri giornalisti, lavoratori, tecnici di altre discipline, per capire cosa in effetti si può fare, perché io penso che sia vero, l'epidemiologo se lavora sul penale fa poca strada, si fa ridere dietro. Se invece l'epidemiologo lavora sul civile, quindi con un concetto di danno alla salute e di pena eventuale, che non è la condanna, ma è il risarcimento e quindi il toccare nel borsellino, che non è secondario comunque, quindi direi che è comunque una bella lezione che si dà a chi inquina o a chi uccide o a chi ammala, io penso che sarebbe bello ragionare sui pro e contro. E quindi magari si potesse fare una squadretta di un po' di avvocati o di giuristi o di persone comunque sono interessate al tema e di tecnici sull'aspetto sanitario, come riusciamo noi epidemiologi ad esempio a far parlare, tra virgolette, come è successo a Marghera, quegli 80 morti in più. Allora, visto che gli 80 morti in più che abbiamo trovato a Marghera, e ce n'era probabilmente anche degli altri, non era una novità nei petrolchimici, quando gli studi li fai bene escono fuori i morti in più, perché insomma e non sono dati statistici, sono proprio prove che quindi in mano a dei buoni avvocati vengono utilizzati per mettere un po' mettere i conti in ordine, insomma, su questa roba anche in termini giudiziari, e quindi se si potesse quindi lavorare su gruppi omogenei, diciamo competenti su alcuni temi, tipo che giustizia applicare, che processo applicare quando c'hai un dato epidemiologico, quando invece, che quindi riguarda una categoria, ecco, un gruppo di popolazione, e quindi fai parlare questo eccesso che c'è in più di morti o di malati rispetto a quello che è il valore atteso. Io penso che, insomma, tutto sommato, se ci ragioniamo, adesso è il momento di rilanciare in modo convinto e non farsi giocare, ecco, dalle controparti che veramente tendono a confondere, hanno dalla loro i giornali, hanno dalla loro i soldi, hanno dalla loro spesso i giudici, avvocati, super pagati e quant'altro, ma visto che noi abbiamo comunque ragione, io penso che se ci organizziamo bene facciamo pagare pan per focaccia, insomma, a questi furbetti, anzi anche dal punto di vista legale non si può raccontare balle in modo così, ecco, evidente, scientifico, e sperare anche di farla franca, insomma, perché è grave, insomma, non si può, i lavoratori o i cittadini, oltre a subire il danno, non possono subire anche la beffa o il ricatto, la minaccia, come mi raccontavi delle associazioni di, diciamo, che si occupano di ambiente, di salute, che rischiano di essere strangolate anche dal punto di vista economico, minacciate, come è successo a ognuno di noi. Io sono stato ricusato una volta perché hanno intercettato, perché non affidabile, perché considerato di parte, perché io avevo mandato, pensate, al Papa, firmandomi come medicina democratica, ma sarà ormai 20 anni fa, e dicendo, guarda, Papa, per favore, occupati anche delle malattie professionali e dei lavoratori, e quindi hanno stato considerato dalla controparte
di parte, appunto, quindi non indipendente, non terzo, ma dalla parte dei lavoratori e quindi ricusato dalla Corte d'Appello di Genova. Questo per dare un'idea di come si muovono i conflitti di interessi applicati in una direzione e non in un'altra, insomma. Comunque, io direi che se ci parliamo abbiamo veramente un sacco di persone disponibili, competenti, che possono dare fare una bella squadra vincente. Bene, grazie Valerio. Grazie a voi. Allora, ci abbiamo ancora qualche minuto, se qualcun altro vuole intervenire. Giulio, io non so qui come funziona mettere la manina, eccetera. Mi sentite? Ti sentiamo, Bruna. Sì, sono Bruna da Bologna. Ecco, io sono un incompetente. Questi incontri sono stati promossi come seminari, quindi credo che anche i non addetti ai lavori, non so, hanno diritto di porre delle domande oppure no? Prima che io continui, è consentito? È consentito, vai avanti. Allora, io è da tempo che anche sulla rivista, anche agli incontri, per chi non mi conosce, sono socia di Medicina Democratica. Ho sempre letto processi penali, non ho mai sentito processi civili. Allora, il dottor Gennaro Orora ha menzionato il processo civile e mi ha fatto molto piacere. Si potrebbe, per favore, non so se è il momento, se è il caso, vedere come mai non è mai stato affrontato o sono stata io che non sono stata sufficientemente attenta? Non solo, ma un'altra domanda è anche la Costituzione parte civile. Non ho capito bene, l'avvocatessa Mara ha fatto un riferimento alle associazioni in considerazione del processo a Viareggio che avrebbero perso, non so, tanti denari, eccetera. Vorrei capire un po' meglio la necessità, l'utilità più che anche la necessità che le associazioni si costituiscono parte civile. Basta così, vi ringrazio. Sì, eccomi qua. Allora rispondo velocissimamente perché Fulvio, io devo purtroppo sono fuori tempo limite, devo andare a ritirare le figlie. Ascolta, Bruna, buonasera. Allora, sì, diciamo che noi ci costituiamo parte civile per esercitare quella che è l'azione civile nel processo penale, cioè invece che andare a fare o a intavolare un processo civile tout court, nel momento in cui, visto che l'azione penale è obbligatoria, fortunatamente ancora in Italia non l'hanno cambiata sta norma, nel momento in cui c'è il processo, l'associazione che ha subito un danno perché su quella determinata tematica si è tanto battuta sul territorio, ha tanto lavorato, si è tanto spesa con convegni, seminari, con i propri tecnici, con i propri legali, con la popolazione colpita magari da determinati eventi, reati ambientali o anche, voglio dire, omicidi colposi che avvengono all'interno e all'esterno delle fabbriche, che cosa succede? Ha diritto per legge, per il nostro codice di procedura penale, per il nostro codice di rito, a potersi costituire, si dice, parte civile in un processo penale. Quindi l'abbiamo fatto non urbi et orbi perché ci piace farlo in tutti i processi e saltiamo sulla cavallina, ma l'abbiamo fatto ovviamente a partire da Porto Marghera in tutte quelle situazioni in cui c'è stato prima un lavoro di fondo fatto proprio dalla popolazione locale, sostenuta anche da Medicina Democratica. Cioè
le indagini epidemiologiche che sono state fatte nel tempo, gli studi, la ricostruzione, che è una cosa grossissima dal punto di vista del lavoro per il tecnico che poi deve aiutare l'avvocato, la ricostruzione del ciclo produttivo all'interno di una determinata azienda, non è che saltano fuori così, e tanti processi sono stati imbastiti proprio perché dietro c'era medicina democratica. Quindi noi, come accusa privata, abbiamo dato una mano all'accusa pubblica, cioè alla Procura della Repubblica e poi alla Procura Generale in appello. Cioè la nostra funzione è sempre stata quella. Quindi non è che noi non parliamo o non vogliamo fare i giudizi civili, ci mancherebbe altro, ma diciamo che chiaramente la forza che esercita la persona offesa o l'associazione nel processo penale è sicuramente maggiore rispetto a quella che eserciterebbe in un processo civile, per il semplice fatto che l'imputato alla fine del processo può andarsene in galera, ok? Quindi non deve mettere mano solo al suo portafoglio e tirar fuori i soldi, perché, come diceva sempre il grande scienziato Giulio Alfredo Maccacaro, la salute non è monetizzabile. Quindi noi siamo sempre partiti da questo primo e fondamentale principio, la non monetizzazione della salute. Proprio per questo, se voi andate a leggere la sentenza della Corte di Cassazione ThyssenKrupp, vi accorgerete che di tutte le parti civili costituite, l'unica parte civile rimasta nel processo che non ha accettato denari, cioè non ha fatto transazioni, ma gli è stato liquidato quello che ha stabilito il giudice, è stata Medicina Democratica, ed è una sentenza storica, perché sono addirittura le sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno deciso su questo punto, e ci sono fiumi e fiumi di pagine che vengono proprio dedicati dalla Corte di Cassazione, dalle sezioni unite, a Medicina Democratica. Quindi anche questo è un dato importante che ormai, diciamo così, ha dato anche un passaporto importante per l'associazione nel momento in cui andiamo a costituirci nel processo. E poi, signora Bruna, cioè io non la conosco, non lo so, ma comunque per quel che riguarda tutte, diciamo così, le situazioni che vedono coinvolti i lavoratori e per i quali purtroppo la Procura della Repubblica prende le denunce di malattia professionale o di infortunio, e perché mi è appena capitato, guardate, con Vicenza, su un lavoratore schiacciato da un macchinario che faceva pelli, era una conceria, e lì la Procura della Repubblica ce l'ha archiviato dicendo che questo era morte di morte naturale. Cosa succede? Succede che l'avvocato in quelle situazioni lì, non potendo più fare niente perché c'è un decreto di archiviazione penale nei confronti di sto disgraziato della conceria, l'unica carta che può ancora giocarsi è quella della causa civile. Quindi in quel caso si farà la causa civile contro la società. Però capite che è una gravissima perdita in termini di verità e di giustizia per quest'uomo che non è morto accidentalmente all'interno di questa conceria, capito? Ma è stato ammazzato perché non sono state poste in essere alcune delle misure preventive su quella determinata macchina. E quindi così funziona, capisce? Non è una scelta politica a priori che noi facciamo, è una scelta di verità e di giustizia e di non monetizzazione di tutto quello che avviene. Ho concluso. Ottimo, mille grazie. Niente, Bruna. È stata una lezione, arrivederci. Certo che un'indagine su quel giudice meriterebbe quello che ha detto, che è morto di morte accidentale, cioè, sarebbe un'indagine conoscitiva, non sarebbe male. Faremo il tribunale del popolo prima o poi. Sì. Va bene, no, io credo perché io credo, infatti dice adesso Marco Caldiroli, non solo il giudice ma anche i colleghi dello Spresal, cioè i responsabili dell'ambiente, della sicurezza e della salute sul lavoro delle ASL, no? Credo che anche queste andrebbero
anche indagati. Vabbè, ma al di là di questo, siccome sono venute fuori tutte queste cose, io credo che vadano assunte e quindi poi le ritradurremo in qualche altro incontro e riunione. Non lo dico perché si dice così alla fine, ma perché già indicavo che abbiamo degli appuntamenti abbastanza precisi, no? E sulla questione specifica, a me viene in mente una cosa, ma gli 80 lavoratori che sono morti in più, quelli di Marghera di cui diceva Valerio Gennaro, ci sarà la responsabilità di qualcuno o sono morti per caso? E quindi quello che noi diciamo è che questa responsabilità deve essere tirata fuori e questo qualcuno deve pagare, perché non è possibile. Magari paga anche a livello di quattrini, e questo non è da poco, però deve pagare anche in termini di giustizia, perché questa cosa è grave quanto prendere una pistola e ammazzare la persona che c'hai vicino, no? E quindi il discorso del penale è un discorso che diventa fondamentale anche per evitare gli inganni. Per esempio l'inganno di dire che io devo capire quando è il momento dell'induzione, perché da lì comincia a venire fuori poi alla fine il tumore, quando poi c'è la legge che ti dice chiaramente che tu non devi essere esposto ad amianto e alle altre sostanze tossiche. Cominciamo a partire da lì e non dal fatto che devo andare a dar zigogolare su delle cose che evidentemente sono state inventate per far soldi, soprattutto per quelli che fanno i consulenti in questo modo. No, vabbè, ma comunque questo magari avremo il tempo per discutere in altra occasione, a partire dalla prossima riunione del corso che facciamo la settimana prossima. Quindi a questo punto ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Ciao Laura, grazie. Tutti quelli che hanno partecipato, ciao, che erano Laura, 35. Non sapevo che c'era anche Laura Valsecchi collega. Ero nascosta. Ah, ciao bella. Insomma, lascio la riunione, ragazzi. Alla grazie. Prossima. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao, arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti, ciao, grazie. Grazie per i ragazzi. Tranne i vecchi, naturalmente. anche quelli sono sempre ragazzi. Ciao. Comunque far pagare una bella cifra è l'ammissione di colpa anche, quindi io direi di non sottovalutarla, insomma. Assolutamente, non lo sottovalutiamo. Fai danni, così potremmo dare un minimo ristoro a quelli che almeno hanno avuto il danno, ma non la beffa, insomma. Almeno. Ok.